Si pensava fosse meningite, ma invece era una sepsi o encefalite. Attimi di apprensione all'ospedale maggiore quando è arrivato in emergenza un bambino di 4 mesi, ora ricoverato a Ragusa. Un rave party non autorizzato nelle campagne di Vittoria ha portato a ben 56 denunce, tra cui gli organizzatori. In 400 erano giunti da tutta la Sicilia, come accertato dalla polizia. Le ex province a un passo dal fallimento. Per garantire il funzionamento degli enti, servizi fondamentali e il pagamento degli stipendi dei dipendenti servirebbero 211 milioni di euro, che però non ci sono. Scongiurato il paventato blocco dei lavori dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela nel tratto di contrada Zappulla-Modica. Un accordo di massima è stato trovato tra CAS e amministrazione comunale di Modica. Alla scuola Falcone di Modica ha fatto tappa Gian Pietro Ghidini, presidente della Fondazione Pesciolino Rosso. L'uomo ha raccontato la storia del figlio Emanuele, morto a 16 anni. Bentrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di TG74. E si pensava fosse meningite, ma invece era una sepsi o encefalite. Attimi di apprensione all'ospedale maggiore quando è arrivato in emergenza un bambino di 4 mesi, ora ricoverato a Ragusa. Sentiamo i particolari. Sospetto caso di meningite lunedì sera all'ospedale maggiore di Modica, con un bambino modicano di appena 4 mesi ricoverato con febbre altissima. Dopo i primi soccorsi si è deciso per il trasferimento del piccolo a Ragusa per una diagnosi più precisa e per le necessarie cure del caso. Il bambino è stato quindi ricoverato nel reparto di pediatria al Paterno Arezzo, dove i medici hanno escluso, dopo i test colturali specifici, che potesse trattarsi di meningite, diagnosticando invece una sepsi o una sospetta encefalite, malattie molto simili tra loro, che presentano peraltro sintomi quasi analoghi a quelli della meningite. A scopo cautelativo il piccolo è stato quindi sottoposto in queste ore a tutti i test per sgomberare ogni dubbio e pertanto resterà ricoverato in osservazione diagnostica fino a quando non sarà sciolta la prognosi. Ancora da accertare se le cause scatenanti della sepsi o della encefalite siano batteriche oppure virali. In ogni caso la cura specifica è la stessa. Un rave party non autorizzato nelle campagne di Vittoria ha portato a ben 56 denunce, tra cui gli organizzatori. In 400 erano giunti da tutta la Sicilia, come accertato dalla polizia il servizio. Sono state 56 le persone denunciate per aver partecipato ad un rave party abusivo nella zona di Serra San Bartolo a Vittoria. Nonostante la clandestinità e la segretezza del luogo oggetto di ritrovo, la polizia del commissariato di Vittoria è riuscita ad individuare la festa a pochi metri dal parco di proprietà comunale. Sempre nello stesso posto, la polizia aveva già bloccato un altro rave nell'agosto del 2015. Organizzata e diffusa tramite social, la festa ha richiamato tanti giovani a suon di musica elettronica di genere acid house, techno e jungle, intervallato da giochi di luce e dall'uso di sostanze alcoliche stupefacenti. I partecipanti erano almeno 400, provenienti da tutte le parti della Sicilia. Le volanti intervenute sabato notte hanno monitorato la situazione, giovani e giovanissimi sballati dalle luci e dalla musica assordante. Numerose le perquisizioni personali eseguite. 13 ragazzi, 7 uomini e 6 donne sono state sorprese a fumare spinelli e sono state identificate e segnalate all'autorità amministrativa per i provvedimenti conseguenziali. Sono stati monitorati gli ospedali del comprensorio al fine di verificare l'eventuale arrivo di persone in overdose o che accusavano altri malori. Altissima la vigilanza e la presenza di pattuglie di polizia nelle arterie stradali prossime al ritrovo per tutta la notte e il giorno successivo. Le pattuglie di polizia hanno fatto massiccio uso di alcol test per accertare il livello del tasso alcolemico sui conducenti e tale attività hanno di sicuro costituito un deterrente per quanti intendevano mettersi alla guida di veicoli. La festa è andata avanti ben oltre l'ora di pranzo della domenica e si è evitato che persone in alterato stato psicofisico potessero mettersi alla guida di veicoli e percorrere le strade pubbliche, così da creare pericoli per la circolazione stradale e per gli utenti della strada. Sul posto sono state identificate 56 persone, tra cui 2 organizzatori, che avevano noleggiato da una ditta vittoriese l'impianto per produrre energia elettrica, per alimentare i potenti amplificatori che hanno utilizzato per diffondere la musica ad altissimo volume. Il luogo scelto, come accennato, è stato un vecchio casale di campagna, con muri a secco e bagli, caratteristico del territorio ibleo. I proprietari sono degli anziani residenti a Ragusa, che non hanno la possibilità di recintarlo o riutilizzarlo, e che, contattati gli agenti della polizia, hanno dichiarato di essere ignari di quanto
quanto stava accadendo sulle loro proprietà. Sono dunque stati denunciati alla procura i due promotori del rave party per aver organizzato abusivamente, senza le prescritte autorizzazioni, lo spettacolo, mentre tutti e 56 identificati sono stati indagati in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento, considerato che gli immobili sono stati ulteriormente deturpati. Le ex province sono un passo dal fallimento. Per garantire il funzionamento degli enti, i servizi fondamentali e il pagamento degli stipendi dei dipendenti servirebbero 211 milioni di euro, ma la regione fino ad ora ne ha stanziati meno della metà. Sentiamo. Presto le ex province finiranno nel baratro, il commento dei segretari regionali di CGIL, CISL e UIL, ieri convocati in commissione bilancio dal presidente Vincenzo Vinciullo, dopo l'incontro con i commissari dei liberi consorzi e i presidenti delle città metropolitane. Un vero grido d'aiuto, quello che si alza da più parti affinché la regione metta sul piatto le risorse necessarie per salvare dal default le ex province. I commissari hanno quantificato in 211 milioni la cifra che servirebbe a mantenere in vita gli enti e a garantire i servizi fondamentali, mentre nel bilancio attualmente in discussione all'ARS mancherebbero almeno 100 milioni di euro. Uno dei problemi principali da risolvere è il pagamento degli stipendi, per i quali i liberi consorzi sono già in ritardo. Solo per saldare le spettanze dei dipendenti, infatti, dovrebbero essere messi sul piatto 180 milioni. Al momento a disposizione delle ex province invece ci sono circa 70 milioni, frutto del riconteggio dell'IVA dopo l'accordo tra Stato e Regione, e 53 milioni stanziati dal governo regionale, ma da quest'ultima cifra andrebbero esclusi i fondi già destinati ai disabili, che ammontano a 19 milioni di euro. L'appello a salvare le ex province è arrivato anche dal Parlamento siciliano e i sindacati si dicono pronti a proclamare lo stato d'agitazione se non si troverà il modo di garantire gli stipendi ai lavoratori, e assicurano che non molleranno la presa. La situazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa non è tra le più rose e da Palermo non arrivano, come abbiamo visto nel precedente servizio, notizie confortanti. Ecco la situazione nel dettaglio, vediamo. Bilancio in profondo rosso e servizi essenziali a rischio. Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cattabellotta, ha confermato davanti alla Commissione Bilancio dell'ARS l'impossibilità di chiudere il bilancio 2017 se non saranno messe a disposizione nuove risorse. Il Libero Consorzio di Ragusa presenta difatti 13.558.000 euro di disavanzo per via del prelievo forzoso dello Stato, che ha incamerato 17 milioni e mezzo, per cui sarà difficile pareggiare il bilancio, anche perché ci sono impegni pressanti da rispettare. Serve infatti la copertura finanziaria per i servizi in favore degli studenti disabili, che costano quasi 2 milioni e mezzo l'anno, mentre la regione ne ha trasferito appena 1.316.000. Uno sbilanciamento di 1.150.000 euro che devono essere subito recuperati se si devono assicurare servizi attesi dalle famiglie. Il commissario straordinario ha fatto notare ai componenti della commissione l'opportunità, se non la necessità, di annullare la legge sul pareggio di bilancio, peraltro ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale, se ciò comporta l'eliminazione di servizi costituzionalmente garantiti, come ad esempio il diritto allo studio per i disabili e la viabilità. È necessario, ha detto Cattabellotta in commissione, che il dibattito si sposti da un tema ragionieristico ad un tema di valenza costituzionale, perché la scelta dello Stato di incassare proventi della RCA e dell'IPT, imposta provinciale trascrizione, col prelievo forzoso senza riversare questi proventi sulla comunità Iblea non è un principio legittimo. I cittadini del territorio ibleo, con la tassa sulla RCA e sull'IPT, versano nelle casse dello Stato il loro contributo senza avere nulla indietro dallo Stato stesso, a parte che le ex province impiegano personale dedicato a questo servizio senza che lo Stato contribuisca. Non a caso anche il sindaco della città metropolitana di Palermo, Leo Luca Orlando, ha fatto proprio questo ragionamento, proponendo un contenzioso costituzionale sul cosiddetto prelievo forzoso. Se non ci saranno novità e soprattutto risorse assicurate, sarà pertanto impossibile predisporre il bilancio 2017 e di conseguenza garantire tutta una serie di interventi, come la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici. Il Tribunale di Ragusa ha dato ragione al Comune di Modica, ritenendo legittimo l'operato dell'ente nell'avvertenza che riguarda una parte degli ex doposquelisti, che avevano fatto ricorso dopo la decisione di sopperirne il servizio. Il Tribunale ragusano ha ritenuto che fra le prerogative che l'articolo 41 della Costituzione riconosce al datore di lavoro vi è la facoltà di cessare l'attività di un servizio che non rientra tra quelli individuati quali servizi locali indispensabili.
È scongiurato almeno per il momento il paventato blocco dei lavori dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela nel tratto di contrada Zappulla a Modica. Un accordo di massima è stato trovato tra cassa e amministrazione comunale di Modica. Sentiamo. Sarà ratificato lunedì prossimo nell'ambito di un protocollo formale da siglare in prefettura l'accordo di massima tra il CAS, Consorzio Autostrade Siciliano, e l'amministrazione comunale di Modica per la vicenda dell'autostrada Ragusa-Siracusa-Gela. Sul tavolo il nodo dell'attraversamento in contrada Zappulla, dove è previsto un viadotto. La provinciale dovrà essere chiusa e da tempo il CAS chiede che il sindaco provveda, ma quest'ultimo aveva risposto picche perché vuole prima 2 milioni di risarcimento. Un primo incontro tra le due parti tenutosi in prefettura è servito a trovare un accordo di massima, ma dovrà essere ratificato, come accennato, nel già citato protocollo formale di lunedì prossimo. Il CAS provvederà al ripristino delle strade utilizzate ed alla ripavimentazione immediata di strade alternative prima della chiusura della Modica San Pieri, dove sarà costruito un cavalcavia. Saranno messe in sicurezza le arterie da utilizzare durante il periodo di chiusura della provinciale per cercare di limitare al massimo i disagi per i tanti automobilisti in transito e dei residenti della zona. Prevista anche la ripavimentazione integrale della strada che congiunge la Modica San Pieri da contrada San Filippo alla Modica Pozzallo in contrada Aguglie, perché non vi sono strade alternative per smistare il traffico in transito da e per il mare. Un disagio notevole che imporrà l'allungamento dei tempi di percorrenza, ma che almeno dovrà essere fatto in condizioni di sicurezza su una strada del tutto a norma. Scongiurato dunque almeno per il momento il possibile blocco dei lavori dell'autostrada in contrada Zappulla. Ripristinato da oggi il doppio senso di circolazione in via Nazionale a Modica. L'arteria, che ha riaperto totalmente al traffico, era rimasta parzialmente chiusa dal 23 gennaio scorso a seguito dei danni causati dal nubifragio. I lavori hanno interessato il consolidamento del terrapieno che sostiene la strada del lato di via Trani. L'azione furiosa dell'acqua piovana aveva infatti intaccato la solidità della massicciata, che è stata ora consolidata. Sono state posizionate delle file di gabbionate di 2 metri per 1 metro lunga tutta la parete, fino ad un'altezza tale da scongiurare ulteriori smottamenti e crolli. La messa in sicurezza ha consentito di riaprire al traffico la strada nei due sensi di marcia, rispetto al precedente senso unico, salire. Per la viabilità cittadina è un sollievo, visto che l'arteria è la principale via di collegamento tra il centro storico e il quartiere Sacro Cuore. Una task force della polizia locale in Borghese sarà attiva dal prossimo 20 marzo a Ragusa. Gli agenti potranno così cogliere sul fatto chi commette infrazioni e tutelare meglio la collettività. Vediamo il servizio. Arrivano i vigili urbani in Borghese a Ragusa, pronti a cogliere sul fatto chi commette infrazioni. Il comando di polizia locale ha difatti deciso di istituire questo e un altro servizio dal prossimo 20 marzo, sulla base di un'apposita direttiva dell'assessore al ramo Massimo Iannucci. Il servizio di sicurezza urbana consiste in un supporto operativo specialistico alle attività e alle segnalazioni degli operatori addetti al servizio di vigilanza di zona, con particolare riguardo alle violazioni del codice della strada, che richiedono accertamenti conseguenziali ed interventi rapidi e mirati in materia di sicurezza urbana, riferiti a determinati siti tipo la stazione ferroviaria, la stazione autobus, le ville comunali, i giardini Blei, Villa Margherita, Villa Santa Domenica, Villetta Via Stiela, Villetta Citelli Caboto, edifici pubblici e chiese, a tutela delle fasce più deboli come minori ed anziani. Saranno monitorati anche i cimiteri, ritrovi giovanili, i mezzi pubblici e gli autobus urbani. La seconda iniziativa riguarda invece il già citato servizio in Borghese. In alcune giornate della settimana, operatori appartenenti all'unità operativa ambientale svolgeranno in Borghese attività di controllo, soprattutto in materia di rifiuti, per una maggiore efficacia delle azioni di contrasto a pratiche scorrette o illegali. La necessità di istituire questi due nuovi servizi, dice l'assessore Iannucci, non scaturisce solo dalle nuove disposizioni in materia di sicurezza, ma dall'individuazione, in sede di conferenza di servizi, di interventi finalizzati a garantire un controllo più efficiente del territorio comunale, a tutela della collettività. Scende ufficialmente in campo per il centro-destra Lucio Schembari come candidato sindaco alle amministrative di Santa Croce del prossimo giugno. Il farmacista è già stato sindaco per 2 mandati fino al 2012. Suo competitor Gianni Di Bari, candidato del PD. Vediamo. È ufficiale la candidatura del già 2 volte sindaco di Santa Croce e Camerina, Lucio Schembari, alle amministrative del prossimo giugno. Il farmacista è già stato sindaco per 2 mandati fino al 2012, quando poi il timone della guida della città passò a Franca Iurato, ex coordinatrice del PD, che tuttavia ha deciso di non ricandidarsi. Schembari ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, spiegando le motivazioni che lo hanno indotto a rimettersi in gioco e riconquistando la fiducia dei suoi
suoi stessi concittadini che già per due mandati in passato lo avevano voluto sindaco. Il farmacista avrebbe infatti già raccolto attorno a sé il sostegno di alcuni consiglieri di opposizione uscenti e delle anime della destra cittadina. La presentazione ufficiale alla città avverrà il 22 marzo prossimo, subito dopo la festa patronale di San Giuseppe. Schembari diventa quindi il competitor del candidato del PD Giovanni Di Bari, ginecologo in pensione che raccoglie l'eredità politica di Franca Jurato. La candidatura di Di Bari era già stata ufficializzata nel corso dell'assemblea degli iscritti del PD. Gli altri papabili nomi di candidati sindaco non ancora ufficializzati potrebbero essere quelli di Mario Coco e dell'ex presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barone. Sarà lato ambiente a farsi carico dello smaltimento e della rimozione delle canne e dei detriti spiaggiati nel litorale ciclitano a seguito dell'alluvione dello scorso gennaio. E quanto è stato deciso nel vertice tenutosi ieri a Palermo. L'operazione potrebbe costare 1 milione di euro. Sentiamo. Sarà lato SRR ad occuparsi della rimozione delle canne spiaggiate a seguito dell'alluvione del 22 gennaio lungo il litorale che da Donna Lucata va a Cava d'Aliga. È quanto deciso durante la riunione che si è tenuta ieri a Palermo nella sede della Protezione Civile Regionale in via Bela, alla presenza di tutti gli enti istituzionali coinvolti. È stato il commissario del lato Nicola Russa ad annunciare che si adopererà a presentare con immediatezza un percorso tecnico nel rispetto delle indicazioni dell'ARPA Sicilia circa il trattamento rifiuti, con costi e oneri a carico del lato stesso, con il supporto di risorse umane da parte del comune, al fine anche della separazione di eventuali rifiuti ingombranti se presenti nelle canne spiaggiate. Il problema dei detriti aveva portato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, dopo l'incendio di qualche settimana fa, ad emanare un'ordinanza per interdire l'ingresso alla spiaggia per motivi di sicurezza. I dubbi che erano sorti nei vari incontri che si sono succeduti riguardavano il metodo da applicare per la rimozione dei rifiuti. Il sindaco Enzo Giannone, accogliendo le proposte degli ambientalisti, aveva infatti suggerito di trattare canne e detriti come sottoprodotti agricoli, procedendo allo smaltimento triturandoli in loco per evitare di incorrere nei costi ingenti stimati inoltre 1 milione di euro. Adesso sarà però lato ad occuparsi della questione e a farsi carico degli oneri dell'operazione di rimozione ed eliminazione dei detriti. Stamani alla scuola Falcone di Modica ha fatto tappa Gian Pietro Ghidini, il quale ha raccontato la toccante storia del figlio Emanuele morto a 16 anni dopo aver assunto una droga sintetica nel corso di una festa. Da quel tragico evento nacque la Fondazione Pesciolino Rosso, il servizio. Siamo qui oggi alla scuola Giovanni Falcone con Gian Pietro Ghidini, il quale qualche giorno dopo la morte del figlio ha creato la Fondazione Pesciolino Rosso, che è impegnata soprattutto nel tenere i ragazzi lontani dalla droga. Io sono un papà che ha avuto una storia terribile, la storia di un figlio, mio amato Emanuele, che dopo a 16 anni si è buttato in un fiume dopo aver preso una droga sintetica, dopo una sera, una festa con degli amici maggiorenni. Questi giovani che vogliono sempre premere sull'acceleratore, andare fino in fondo, voler provare cose, dico sempre state attenti a non fare mai cose che compromettono l'uso del vostro cervello, perché tu non sai mai come va a finire. E allora di quei giovani cercate dei sogni. Cercate una vita vera, ma se diventiamo noi lo strumento dello strumento, noi ci perdiamo. Io dico ai giovani, vivete una vita vera, una vita fatta di relazioni. E se noi ci dimentichiamo delle relazioni vere per sostituirle con un telefono, per sostituirle con delle cose artificiali, non troveremo mai noi stessi, non troveremo mai il significato di questa vita. Ecco, sono questi un po' i valori che cerco di raccontare ai giovani, di ritrovare, io dico, una nuova alleanza con i genitori, con i familiari. Perché i genitori non sono i vostri nemici, ragazzi, i genitori sono i vostri guerrieri. Progetto della Fondazione anche il libro Lasciami Volare, scritto dal professore di Emanuele Marcello Riccioni. Questo libro Lasciami Volare cerca di fare un percorso, non tanto per dare delle risposte quanto per sollevare delle domande dentro di noi, se noi come genitori e anche i figli in qualche modo non possono trovare le chiavi per un miglior rapporto. E la cosa fondamentale è l'ascolto, imparare davvero ad ascoltare i nostri figli. Anche i giri in bici per l'Italia con dei ragazzi e un pesciolino rosso sono stati finalizzati alla promozione della vita. L'anno scorso e forse quest'anno anche sulle spiagge Eblee. Papà Gian Pietro ci ha anche spiegato il perché del nome della fondazione. E un giorno Emanuele, di quella caldissima estate del 2003, mi chiama dicendomi che c'era un pesciolino rosso che stava morendo nello stagno. Prendiamo il pesciolino e lo liberiamo nel fiume per cercare di farlo sopravvivere. Quando questo pesciolino lo lanciamo nel fiume, lo lancia Emanuele, viene divorato da una papera impertinente.
Ma dopo 10 anni Emanuele va a una festa e quella festa gira dell'alcol, della marijuana, girano dei cartoni allucinogeni, francobolli di LSD. Emanuele prova questa cosa e sta male. Sta male e incontra un amico che gli dice di andare a fare un giro al fiume e si avvicinano al fiume insieme. Quando Emanuele è vicino al fiume si butta, vestito alle 2 di notte, scomparendo nelle acque gelide, ma si è buttato nello stesso identico punto dove 10 anni prima aveva buttato il suo pesciolino. Ai nostri microfoni anche l'organizzatrice Maria Maiorana. Ecco, la presenza di papà Gian Pietro serve proprio a questo, ad aprire il cuore, ad ascoltare sempre col cuore e ad evitare proprio che si diano la loro vita a qualcosa che non li porta da nessuna parte, se non a danneggiarli e basta. Io non sono né uno psicologo né un insegnante, non ho nulla da insegnarvi, sono solo un padre. Ha difatti così esordito Gian Pietro e ha continuato a ricordare la sera del 24 novembre 2013. Significativa la citazione di Gandhi ripresa da Ghidini: l'uomo è lo scolaro, il dolore è il maestro, proprio per imparare dal dolore. Ritorna in Sicilia il gruppo toscano di Rotta su Cuba per presentare il nuovo album. La funky band più famosa d'Italia calcherà il palco del Ma di Catania. Vediamo. Venerdì prossimo il gruppo toscano di Rotta su Cuba torna in Sicilia per presentare il suo nuovo album. La funky band più famosa d'Italia, conosciuta per canzoni come Gelosia, Dove sei, È andata così e Liberi di, Liberi da, ritorna a calcare il palco del Ma di Catania. Il gruppo toscano, formato da Simona Bengini, Rossano Gentile e Stefano De Donato, presenterà il nuovo disco che resta sospeso tra funky e groovy ed è condito da suggestivi duetti che lo rendono ancora più interessante. Studio Session volume 1, questo è il titolo dell'album, è una rivisitazione di alcune hit di successo come Gelosia e Liberi di, Liberi da, alle quali sono state affiancate nuovi brani, come lo strumentale Dancing Machine, raffinata rilettura del pezzo dei Jackson 5 del 1974. Il nuovo disco è prodotto da FEP Group e da Warner Music e vede il grande ritorno della formazione originale. Si tratta di un tributo al primo disco di Rotta su Cuba del 1995, ma con arrangiamenti innovativi e soprattutto con la partecipazione di grandi artisti. Oltre alle 9 tracce di tributo, il lavoro contiene 3 brani inediti, tra cui il nuovo singolo Sei tutto quello che non ho. Arrangiamenti e tonalità che sono ispirati alle storiche performance live della band rendono dunque il sound più energico. Appuntamento a Catania venerdì prossimo con i di Rotta su Cuba. Adesso passiamo allo sport per il basket Serie C. Vittoria casalinga per la nuova Virtus Ragusa che chiude la stagione regolare con un 4° posto nella Serie C Silver di basket. La partita con la studentesca Licata è stata vincente e combattuta, ma alla fine i ragazzi di coach Di Gregori hanno affondato il colpo chiudendola 98-85. La nuova Virtus entra dritto nei playoff e si prepara per affrontare il Siracusa in gara 1. Vediamo. Il cuore ragusano si spoglia davanti al suo pubblico per l'ultimo atto di questo campionato dai 1000 colpi di scena. La certezza del 4° posto era già arrivata mercoledì, ma bisognava chiudere la regular season con un sorriso che non tarda ad arrivare. Dopo un inizio quasi silenzioso, equilibrato tra le due squadre, i minuti scorrono e pian piano cresce l'agonismo, quello sano, tra le Virtus e la Polisportiva Licata. I virtussini hanno più volte la possibilità di allungare, ma alcuni errori in fase conclusiva li penalizzano sul tabellone, che dice +1 per gli avversari al primo parziale. La squadra di Provenzani non si lascia intimorire e all'inizio del secondo quarto prova ad imporsi a suon di triple, firmate Stanic, Casamba e Caiola, top scorer del match, chiudendo in difesa. Per la Virtus serve un time out a pochi minuti dalla fine del secondo quarto per richiamare quell'attenzione persa e ritrovare l'equilibrio, seppur la potenza fisica e l'elevazione di Casamba continuano ad incidere sul tabellone. La macchina di coach Di Gregorio lavora con costanza e determinazione. Difesa uomo che pian piano si allarga zona, l'efficacia sul parquet di Canzoniere Mammana che non ne perde una a rimbalzo, fa brillare il gioco ragusano. Licitra sulla sirena porta Ragusa più 5 facendo trampolino per l'ultimo quarto. Ancora una volta Canzonieri ritorna ad essere incisivo dalla linea dei tre, dando inizio a un tripudio di triple ragusane che puniscono Licata, ora sempre più imprecisa a causa del peso dei 9 punti di svantaggio e del gioco quasi affannato.
Senza esclusione di colpi, i ragusani aumentano il ritmo, sembrano essersi raddoppiati in campo e la squadra di Provenzani non riesce a vedere più il canestro. La Virtus strappa la palla agli avversari e dimostra un'intesa impeccabile, priva di qualsiasi sbavatura, andandosi a riprendere quella vittoria che mancava da qualche giornata, con i denti e la passione di chi ci crede fino alla fine. I playoff adesso sono una certezza e contro la retusa Siracusa serve la stessa voglia, la stessa forza e la stessa unione, così come sottolinea coach Di Gregorio a fine partita. Noi lavoriamo e cercheremo di dare tutto il massimo, sia da un punto di vista tecnico-tattico, sia psicologicamente, con l'obiettivo di andare avanti. È stato un campionato molto particolare, prosegue ancora Di Gregorio. Sia la parte alta che bassa della classifica ha atteso proprio l'ultima giornata di regular season per avere un quadro ben chiaro. Sul finale di questo campionato, la stanchezza mentale data dall'appagamento di ciò che abbiamo fatto fino ad ora ci ha portato a perdere quei punti che sarebbero stati necessari per essere in seconda posizione della griglia playoff e magari avere anche il turno finale in casa. Appuntamento quindi a domenica prossima in gara 1 tra le mura siracusane contro la Retusa. Questo di Sport era l'ultimo servizio, termina qui questa edizione di TG74. Vi ricordo che potete seguire le nostre informazioni sul sito www.canale74.com. Grazie per l'attenzione e arrivederci.